Anzi, prego, prego. Va bene qui? Fa molto male. Che cosa? La gamba. Ah, la gamba, sì, un po'. Le faccio mettere la gamba qui su. Beh, sarà più comoda, ecco. Se preferisce. Vuole anche un cuscino? No, è necessario. Oh, fa male? No, è il tendine, quando faccio lodo, forse. Ho capito, ecco. Il cuscino non lo vuole. No. Adesso speriamo che si sia liberato il telefono, un attimo. Sì. Mi dispiace farle perdere questo tempo, ma sa... Sì. È occupato. Vuole qualcosa da bere? Un bicchierino? Un tè? No, grazie signora, grazie. No, vuole delle sigarette? Vado a prenderle di là? No, guardi, non è il momento di fumare. Non è il momento. Oh, si è fatto molto male. Frattura multipla al femore. Frattura multipla all'avambraccio sinistro. Ferita lacero contusa alla regione temporale. E scoriazione di chimosi in varie parti del corpo. Niente di grave. Oddio, certo, poteva andarmi di peggio. 2 mesi di letto, 45 giorni di ingessature varie. Sì, ma adesso fortunatamente è tutto bene, ecco. Beh, oddio, per bene che mi vada, resterò con qualche tendine accorciato e una ferita con sfregio permanente sulla fronte. Sì, va bene, però sciocchezze, ecco. Sciocchezze? Sì, volevo dire, se fosse stato senza un braccio, senza una gamba, sarebbe stato peggio. Ah, certamente, ma se non avessi qualche tendine accocciato e questa ferita permanente con sfregio sulla fronte, sarebbe ancora meglio. Ma creda, mi è dispiaciuto moltissimo. Lo so, signora, la capisco. Glielo giuro, non l'ho fatto apposta, era la prima volta che guidavo così, da sola. Me ne sono accorto. È stata proprio una disgrazia, sì. Ma guardi signora, io non ne servo alcuna cosa. Oh, grazie. L'avevo detto a mio marito. Parliamo con quel signore, parliamo. E sicuramente ci accorderemo. Ma io non chiedo di meglio, signora. Ah, sì? Bene. E allora, sa, mio marito ha voluto per forza mettere di mezzo gli avvocati. Che idea, questi avvocati. Già, gli avvocati tendono sempre a complicare le cose. Eh sì, è vero, perché poi cominciano a parlare di responsabilità civile, di responsabilità penale. Oh, un processo, ma mi dica lei, che mi sembra una persona così ragionevole. Non è proprio necessario, secondo lei, per così poco arrivare a un processo? Io sono d'accordo con lei, signora, è sempre bene evitare i processi, non si sa mai dove va a finire. Parliamone con quel signore. Si può capitare, si può imbattere in un giudice così di cattivo umore che senza alcun motivo potrebbe affibbiarle qualche paio d'anni di reclusione, sa? Un paio d'anni? Beh sì, è già capitato, sa signora, io ne sarei desolatissimo, ma io spero che noi eviteremo il processo. Ma sì, e possiamo trovare un accordo. Sì, ecco, certamente, un accordo. Non chiedo di meglio. Non chiede di meglio? Benissimo. Io credo che l'avvocato abbia già suggerito, sì, qualcosa. L'avvocato ha già esposto le mie condizioni, appunto, a suo marito. Ah sì, pagare i danni. Appunto, pagare i danni. Ma 100 milioni di lire. Beh, 100 milioni di lire, certamente, signora. Sa, guardi, è la prima volta che mi succedeva una cosa del genere. Non ero molto esperto nel campo. E così mi sono affidato a un buon legale e gli ho dato carta bianca. E se mio marito non dovesse pagare? Lei mi fa fare il processo e mi farebbe condannare a 2 anni di reclusione. Mi credo, signora, sarebbe una cosa desolatissima, ma secondo quanto dice l'avvocato... Ma lasci stare l'avvocato, ma l'ha detto lei stesso, mi scusi. Gli avvocati non fanno altro che complicare le cose. Lei è convinto che è stata una disgrazia, no? Certo, signora. Che io non l'ho fatto apposta così, tanto per volerla investire. Ma non l'ho detto. Allora, su, dai, e tutto è finito bene. Sì, capisco il tendine accorciato, la ferita alla fronte, ma niente di grave. Un uomo così, così,
E allora, che cosa vogliamo fare? Non so, signora. Possiamo trovare un modo così simpatico per poterci accordare? Un modo che ci possa avvicinare tutti? E secondo lei quale sarebbe questo modo, questa maniera simpatica? Non so, vediamo. Un risarcimento ci vuole, lo so. D'altro canto ha avuto delle spese, sì, l'avvocato, la sanità. Bene, va bene. Va bene. Non so, qualcuno pensa che possiamo chiedere per poter stabilire.